Chiudi gli occhi e immagina il matrimonio dei tuoi sogni. Noi lo realizziamo per te. As You Like It ha proposte originali e personalizzate per ogni budget. Le wedding planner Laura e Maria Elisa vi seguiranno in tutti i preparativi, fino al giorno del sì, nella splendida cornice dei laghi e dei monti del Verbano Cusio-Ossola. Contattateci per un incontro ed un preventivo. Bentornati a Sì lo voglio, puntata prenatalizia, manca poco meno di un mese a Natale e noi siamo tornati sul lungolago di Omegna. Ma perché? Perché vogliamo presentarvi qualcosa di veramente sfavillante che si intona proprio bene con il Natale. E perché? Perché siamo tornati, anzi torneremo da Albert Art per mostrarvi qualcosa di davvero speciale, di ispirazione natalizia, ma non solo, per far brillare gli occhi delle nostre spose. Alberto, qui le nostre spose si possono sbizzarrire. Vedo queste fedine che sono veramente bellissime. Sì, sono fedine particolari. Fedina morbida con diamanti, stile bulgari, realizzati, sono modelli unici. Questa è sempre una fedina morbida, smalto e diamanti, mentre questa è una fedina tutto diamanti. Si realizzano modelli unici, realizzati a mano da me, ovviamente in base proprio alle esigenze del cliente, che andiamo dall'antico al moderno. Perché ricordiamo che una delle peculiarità di Albert Art è proprio la manualità e la personalizzazione del gioiello. Sì, certo, nel laboratorio creo i gioielli particolari, sono caratterizzati sulla scelta del cliente, sulla propria esigenza. E per i fidanzati doc, ovvero quelli che sono alla ricerca del solitario giusto per la loro donna? Abbiamo un solitario revisionato in uno stile molto moderno, rosa antico, sempre morbido, e anche un trilogy sempre creato con acciaio e oro bianco. Sono anche delle bellissime idee naturalmente per i regali di Natale. Qui abbiamo addirittura il pesciolino sempre su una base morbida. Sempre su base morbida, certo. E che pietre sono? Sono zaffiri e diamanti. Alberto, invece idee regalo per le mamme o future mamme? Abbiamo creato una linea molto particolare, sempre acciaio e oro, per le mamme, per i nuovi nati. Come si può vedere, ho realizzato tutta una linea bimbo bimba. Con diamanti addirittura. Con il cuoricino di diamanti o rubini, vengono sempre create proprio secondo le esigenze. Qui abbiamo l'anello solo bimbo, ovviamente se c'è solo una nascitura. Giusto. E di che tipo di materiale è realizzato il bracciale o l'anello? Sempre in oro bianco, oro rosa, diamanti, mentre la fascia è una fascia elastica in acciaio. Oro e diamanti con un design molto innovativo, ma parliamo di sfizi che non svuotano il portafoglio. No, certo, tutte le realizzazioni sono proprio create sulle esigenze del cliente, quindi possiamo svariare da diamanti a rubini secondo proprio le proprie tasche. Parliamo quindi di artigianato di fatto a mano, ma anche di gioielli antichi, già perché Albert Art è anche questo. Ma ne parleremo la prossima volta, perché torneremo qui da Alberto. Nel frattempo lo salutiamo e provate ad immaginare questi bellissimi gioielli abbinati ad abiti sfavillanti, come quelli di Bartolucci. Siamo andati qualche tempo fa, ve lo ricordate? Beh, vi rinfreschiamo la memoria.
Siamo ritornati a Villa d'Ossola da Bartolucci, il paradiso del matrimonio per quanto riguarda l'abbigliamento. Sì, perché per le spose che hanno già fissato la data del loro momento più importante già in primavera o anche nella prossima estate, beh, è tempo decisamente di iniziare a pensare all'abito, tanto più che qui da Bartolucci sono arrivate le nuove collezioni per la primavera estate 2014, per cui venite di persona, indossate, toccate, provate questi abiti. Però per questa puntata vi vogliamo riproporre il momento della scelta del vestito da sposa di Laura, una delle nostre amiche, e rivediamo quei momenti. Abbiamo visto qui il sogno di ogni sposa viene realizzato. Sì, cerchiamo nel nostro atelier di proporre un assortimento davvero importante con diversi abiti proposti di diverse aziende. Non voglio citarne qualcuna in particolare, però ne abbiamo davvero diverse che propongono ciascuna un modo di interpretare l'abito da sposa per andare incontro alle esigenze di tutte le spose. Abbiamo visto creazioni più o meno lavorate, ampie gonne invece più scivolate, più attillate. A livello di prezzi? Ma dunque, con i prezzi cerchiamo di proporre, visti i tempi, anche prezzi che siano un po' alla portata di tutti. Partiamo con prezzi addirittura da 590, ma con abiti chiaramente che hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Abbiamo una fascia media che va dai 950 ai 1500 euro, e poi abbiamo abiti anche più importanti che superano i 2000 euro. Com'è provare per la prima volta l'abito da sposa? È decisamente emozionante, sì, e anche un po' preoccupante, devo dire, sì, decisamente. Perché comincia un cammino molto impegnativo. Sì, tanto impegnativo. Ma preferisci gli abiti un po' più scivolati, più aderenti, più ampi? No, più aderenti, sì, che segnano un po' più il corpo, sì, decisamente. Per i maschietti? Beh, la marca di punta sicuramente è Carlo Pignatelli, della quale abbiamo entrambe le linee che propone, quindi sia quella un pochettino più economica sia la loro prima linea, e poi abbiamo altre aziende che proponiamo anche lì a diverse fasce di prezzo per poter andare ad accontentare le varie esigenze. Che tipo di modelli si possono proporre per la cerimonia? Ma per quanto riguarda l'uomo, si è visto in questi anni un certo accorciamento delle giacche, per cui adesso le giacche vanno portate un pochettino più corte rispetto a quelle che si portavano prima. Ci sono abiti decisamente importanti con le lavorazioni nei revers, quindi con alcuni inserti particolari. Per lo sposo c'è sempre comunque la presenza del gilet, che è un accessorio importante, però poi si può andare anche su abiti più semplici, più utilizzabili. C'è sempre una richiesta di abiti utilizzabili anche in un secondo momento, quindi non soltanto il giorno della cerimonia. Quasi tutti i nostri abiti sono utilizzabili in un secondo contesto, magari con qualche piccolo accorgimento di sartoria. E accanto agli abiti proponete anche un'ampia gamma di accessori. Sì, abbiamo le scarpe, le camicie, i gemelli, abbiamo tutto quello che può servire a uno sposo o a una sposa per quel giorno. E a proposito di cravatta papillon, che cosa va per la maggiore? Il papillon è un po' scomparso dal panorama del mondo uomo, soprattutto per la cerimonia. Ci sono questi, sono chiamati cravattoni, diciamo che si rifanno un po' alla tradizione dell'abito all'inglese, un pochettino qui, quindi i plastron sono un pochettino ridotti nelle dimensioni, non sono così ingombranti, però diciamo sono facili da allacciare perché non c'è da fare il nodo, quindi sono decisamente comodi.
come avete visto il sogno di Laura si è realizzato. Beh, la prossima sposa a uscire da qui felice potreste essere proprio voi, per cui mi raccomando, venite da Bartolucci a Villa d'Ossola e provate le nuove collezioni per la prossima primavera estate, perché si sa, l'abito è importantissimo per un matrimonio perfetto. Ed ora andiamo a Trontano, per la precisione al Croppo di Trontano, dove Fabrizio nei giorni scorsi ha visitato un grande showroom che può essere considerato un luogo dell'eccellenza artigiana per il verbano Cusio Ossola. E per noi qualche idea per bomboniere e arredamento per la casa. A portarmi qui è stata, devo dire, la curiosità, perché ho saputo, e adesso scopriremo se è vero o no, che questo che stiamo vedendo è il telaio più grande d'Italia. Bingi, ma è vero questo? Allora, noi riteniamo di poterlo dire con una certa tranquillità, perché il telaio è stato fatto appositamente per riuscire ad avere un risultato ottimale interamente a mano. Noi abbiamo un ordito di purissimo lino fatto appositamente per noi Made in Italy, e il materiale che utilizziamo è decisamente puro cotone, con il risultato di avere un prodotto estremamente valido e molto colorato. Noi dobbiamo però dire ai nostri amici che stanno seguendo da tutto il Piemonte e gran parte della Lombardia che qui siamo al Croppo di Trontano, siamo nella Val d'Ossola, dove si respira un'aria di pulizia, un'aria soprattutto di artigianato, un'aria di voglia di vivere e di produrre e di lavorare. E qui veramente si lavora sodo. Non solo questa azienda che stiamo visitando ha ottenuto il marchio di eccellenza artigiana, ma da qui, da questo telaio, parte tutta l'attività che visiteremo tra poco in questo grande museo che è una casa museo. Guardate un po' a cosa può portare la passione per un mestiere, la passione per un'arte che è quella della tessitura in questo caso, perché Bingi qui ha voluto raccogliere tutto quello che la tessitura ci ha insegnato, e c'è il succo, c'è tutto quello che racconta la storia della tessitura nell'Ossola. Poi ci sono anche altre cose che non riguardano propriamente la tessitura, ma sono parte di un cammino lungo che Bingi ha voluto portare in questa sala a disposizione anche dei non clienti, dei visitatori semplicemente. Tra i tanti oggetti che abbiamo visto e che vedremo tra poco c'è anche questa curiosità, questo tappeto che è un complemento d'arredo, ma non è un tappeto normale, è qualcosa di molto particolare. Sì, questo tappeto è un tappeto particolare che facciamo solo noi in Italia, senza peccare assolutamente di presunzione. È stata nata un'idea da un'esigenza di mercato e riusciamo a farne sui telai grandi solo 10 cm all'ora. Diventa un tappeto pregiato e siamo anche fortunati perché ha avuto un bel riscontro sul mercato. Abbiamo lasciato il piano superiore e ci siamo trasferiti dal reparto tessitura, sottolineiamo tessitura a mano, non è semplice trovare chi ancora lavora a mano, al piano inferiore, al piano terra, dove troviamo veramente per questo inverno colori una scelta incredibile di colori. Bingi, cosa ci racconti ancora? Allora, di parlare di tessitura manuale rimane molto difficile, perché la gente oramai non è più abituata ad avere la fortuna e la possibilità di acquistare dei prodotti veramente validi. La signora che entra può scegliere tra 20 colori e 30 modelli, di cui disponiamo di un catalogo e di una valanga di tappeti già pronti, ma nell'eventualità che la signora desiderasse un tappeto viola e giallo o blu e verde non ci sono problemi, ci sono 6 misure e organizziamo velocemente la consegna quando e come la signora desidera. Intanto noi stiamo vedendo altre cose dell'artigianato tipico del Piemonte, ma soprattutto del Cusio. Parliamo dei pinocchi che insieme a tante altre cose sono, vedo anche delle borse stupende, tutto made in Italy. E lì so cosa dire, nel senso che la Bingi sta facendo uno sforzo incredibile considerando la situazione attuale del momento di crisi, e la parte inferiore del negozio, cioè quella collocata al primo piano, è prevalentemente made in Italy. Con oggetti ovviamente Bingi, tra cui facciamo le borse, le bustine, i tappeti, i servizi all'americana, i profumi, le saponette,
In più abbiamo i pinocchi della Valstrona, e un maialino ecologico del centro Italia che fa un nostro amico. In più c'è le ceramiche col decoro ossolano che sono veramente molto belle e comunque tutto ciò ha dei prezzi estremamente accettabili. Siamo in conclusione, ma cosa ci resta ancora da visitare? Beh, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo un reparto di regalistica che va bene tutto l'anno, va bene per Natale, con degli oggetti molto diversificati dal solito e con dei prezzi estremamente contenuti. Come fate a mantenere dei prezzi così competitivi? Beh, anzitutto ci tengo a precisare che la conduzione è a livello familiare e questo ci consente di avere dei prezzi eccezionalmente bassi. Una vasta scelta e di oggetti particolari che difficilmente si trovano dappertutto. Dall'eccellenza artigiana all'arte floreale, beh, il passo è breve e allora andiamo con Fabrizio alla piccola selva di Omegna per qualche idea per il vostro matrimonio, ma quanto mai gradita in questo periodo, anche per qualche proposta per il prossimo Natale. Il vento caldo dell'inverno, beh, scherziamo mica tanto, perché vento caldo qui tra pochi giorni arriveranno temperature sotto zero. Ma noi siamo calorosi perché vedete come sono vestito, non sembra inverno, perché intorno a noi c'è un'esplosione di colori, di fiori e di novità. Siamo come sempre alla piccola selva e anche questa volta vogliamo portarvi a visitare in anteprima le confezioni splendide preparate da Monica. Venite con noi. Ecco, allora, tra le tante curiosità, anzi tra le prime, perché poi ne vedremo altre, i fiori di papavero essiccati. È un piacere che non vi so dire, ma è veramente un fiore di papavero, sembra un legno. Sì, sì, è l'involucro del seme del fiore di papavero. Da lì c'era il fiore, poi i petali sono caduti e quindi è rimasto l'involucro dove dentro ci sono i semi. Qui c'è veramente un lavoro certosino, un lavoro artigianale, manuale, fatto con la massima cura, e quindi tutte queste confezioni sono sicuramente il più bel regalo che si può offrire o avere da tenere in casa per Natale. Sì, certamente, sono pezzi unici fatti da noi, quindi è ogni pezzo, ogni composizione è una diversa dall'altra, non se ne trova una uguale. Possiamo fare anche delle composizioni su misura, cioè se per esempio una cliente viene e dice che ha una nicchia dove non può mettere piante vere perché non c'è luce, possiamo creare per lei delle composizioni fatte con fiori secchi, fiori artificiali o fiori veri con incerati, su magari anche delle misure che si adattano al suo locale. Ecco, noi abbiamo visto prima di entrare anche il fiore di Natale, la stella di Natale, che però è uno splendido elleboro bianco. Il nome botanico è elleboro, detta anche volgarmente rosa di Natale. È una pianta che si usa molto a regalare per Natale, naturalmente non va tenuta in casa perché essendo una pianta d'esterno la possono tenere sul balcone o sul davanzale della finestra, però fuori, non all'interno della casa, a differenza invece della stella di Natale, che quella invece bisogna tenerla all'interno perché soffre il freddo. Noi abbiamo visto tempo fa a Pietra Ligure una casa, un giardino interamente pieno di ellebori che è diventato un museo aperto al pubblico. Ma da dove arriva l'ellebro? Sono di origine asiatica, però è già da tanti anni, cioè che sono stati importati anche da noi nelle nostre zone, e quindi anche nelle vecchie ville di una volta si trovano parecchi. È una pianta che soprattutto d'estate predilige il fresco, quindi se si pianta poi nel giardino, collocarla in una posizione dove d'estate non prende il sole, non si è esposto a sud, ma magari a est o a ovest. E soprattutto non teme il freddo d'inverno. Ma noi torniamo dalle altre latitudini alla terra di casa nostra con queste creazioni che sono veramente uno spettacolo. Certo, le fa di solito la mia collega e sono basate anche su diverse tonalità, per esempio queste sono tutte sul bianco e crema, oppure se piace più colorato ci sono anche sul rosa, sul lilla, per finire poi nei colori più caldi dell'arancio.
o anche vivaci come il giallo e il verde e il rosso, che di solito è molto natalizio. Il rosso. Sono composizioni natalizie per la maggior parte, però non tutte, perché a parte quello che brilla d'argento o d'oro, il resto, come vediamo, queste rose liofilizzate, molto belle. Liofilizzate o essiccate? No, quelle sono rose devitalizzate, le chiamano. Quindi sono delle rose vere che sono state trattate in un modo speciale, in un modo particolare, e quindi la rosa è vera, ma viene messa, cioè non ha bisogno di essere messa nell'acqua. E si possono trovare sia solo le teste delle rose, oppure addirittura la rosa con lo stelo intero, con le foglie anche. Ecco, questo è tanto per darvi un'idea di quello che si può trovare alla piccola Selva di Omegna, ma noi adesso vi lasciamo con le immagini di splendidi ciclamini e della rosa di Natale, la stella di Natale famosa, che è il simbolo del Natale. A questo punto non ci resta che augurarvi buone feste, buon Natale, e ci ritroveremo sicuramente in primavera, sempre qui alla piccola Selva. Auguri! Sono sempre qui a Omegna con il bellissimo sfondo del lago, ma Fabrizio, lo sapete, è un buon gustaio. Voi ci avete chiesto attraverso diverse mail di riproporvi questo contributo, e allora con il nostro Fabrizio andiamo alla collina. Il nostro girovagare di paese in paese, di provincia in provincia, alla caccia di buoni ristoranti dove si mangia bene, si spende poco e soprattutto si fanno contenti gli sposi, ci ha portati oggi alla collina. Infatti siamo su una collina a Cureggio, sulla strada che da Borgo Manero porta a Romagnano Sesia. Ristorante La Collina, dove troviamo dei personaggi simpatici e che qualcuno di voi sicuramente riconoscerà, perché li ha già visti tante altre volte. Vediamo un po'. Massimiliano Janoschi è il gestore di questo locale, La Collina. Siamo a Cureggio, l'abbiamo detto, è un locale che può ospitare fino a 160 persone qui al coperto, ma in caso di nozze molto numerose ci sono anche possibilità di utilizzare una tensostruttura. Come mai l'idea di approdare qui a Cureggio? Ma devo dire la verità, sono stato consigliato da un carissimo amico con cui avevo già collaborato in altri ristoranti, che è Andrea Cane, un personaggio molto conosciuto nella zona del Borgo Manerese. Mi ha portato a visitare questo ristorante e devo dire la verità, mi sono innamorato subito per la caratteristica di essere veramente in un'oasi di verde a due passi dal centro di Borgo Manero, e come ha detto lei giustamente è una struttura che si permette, può ospitare sino a 160 persone comodamente all'interno del ristorante, ma offre veramente tantissime possibilità anche nell'area verde che si trova proprio qui fuori dal nostro ristorante. Allora, la nostra cucina è una cucina che si basa principalmente su piatti del nostro territorio, quindi le carni sono carni piemontesi, offriamo anche del pesce di mare, le paste sono paste prodotte dal nostro cuoco, per cui garantiamo proprio la freschezza dei prodotti. Siamo aperti veramente anche ad assecondare i desideri degli sposi, è una giornata particolare per cui in quel giorno dobbiamo assecondare veramente tutte quelle che sono le loro esigenze e necessità. La Collina in questi primi mesi di gestione si è fatta conoscere non solo per il pranzo di nozze, ma anche per altre soluzioni. Sì, noi ospitiamo tutti i tipi di eventi, dal compleanno al battesimo, pranzi di lavoro. Siamo, come dicevo, aperti veramente a 360 gradi. Noi mentre registriamo ci proiettiamo già verso il Natale, ormai siamo quasi a novembre e quindi dobbiamo pensare al Natale. Cosa ci riserverà La Collina per le feste? Allora, a prescindere dal fatto che, come detto, ospiteremo, abbiamo già delle prenotazioni per le classiche cene di auguri aziendali, poi avremo invece il giorno di Natale un pranzo natalizio e festeggeremo anche il Capodanno qui, lasciando uno spazio anche per il ballo in occasione del Capodanno. Andrea Cane, una vecchia conoscenza, una conoscenza che ci ha portato in giro per il VCO e non solo.
in tanti ristoranti e oggi qui alla collina di Cureggio. Un nuovo incontro, una nuova scommessa. Sì, una nuova scommessa con Massimiliano di questa avventura, di questo ristorante qui a Cureggio, e speriamo, l'ambiente è molto bello, la cucina è ottima e quindi noi speriamo che i clienti abbiano un riscontro verso il nostro ristorante. Cosa ci prepari oggi? Ma come primis il mio risotto, il famoso risotto della mia valle. Qui si mangia l'originale risotto della mia valle. Che quale valle è, diciamolo, io lo so, ma molti di tutti i telespettatori che ci seguono, soprattutto dal Piemonte, dalla Lombardia, non lo sanno. Qual è la valle? La Valle Strona, ecco. la valle dove sono nato, dove ho le mie origini e quindi ho creato questo risotto. Parliamo degli ingredienti di questo risotto. Allora, il riso, il formaggio di capra, la pera e il vino rosso. È un risotto particolare che ha trovato questo amalgama di ingredienti, quindi è molto buono, diciamo. Poi c'è una componente che non si può rivelare. No, assolutamente, nessuno deve sapere un altro ingrediente. Umberto Mazzocca, questi sono gli altri due piatti che gusteremo. Sì, allora, questi sono spaghetti fatti in casa, prodotti da me, li facciamo noi, con un ragù di porri e coda di mazzancolle, che viene finito con gamberoni alla piastra e stracciatella di burrata. Mentre l'altro piatto? L'altro piatto è una zuppa di zucca, sempre del nostro giardino, con crostini di pane saltati al rosmarino, code di mazzancolle sempre, cozze e gamberoni. Bene, allora buon appetito. Grazie. A noi. Fabrizio, dopo questo consueto viaggio all'interno del mondo degli sposi, anche con qualche idea natalizia stavolta, ci siamo ritrovati, missione compiuta. Beh, missione compiuta per la penultima puntata di Sì lo voglio 2013. Noi ci ritroveremo sicuramente per l'ultima tra 3 settimane, ma non mi resta che dire, prima degli auguri, grazie a tutti voi che ci avete seguiti e che ci avete anche dato tanti consigli, perché durante queste puntate avrete visto qualcosa che avevate già visto, quindi un replay di quello che abbiamo presentato. Questo perché ce l'avete chiesto e ciò ci fa piacere quando qualcuno ci segue e vuol dire che la trasmissione funziona e noi vorremmo continuare, vero? Esatto, allora grazie a tutti e buone feste. Auguri anche a voi. E immagina il matrimonio dei tuoi sogni. Noi lo realizziamo per te. As You Like It ha proposte originali e personalizzate per ogni budget. Le wedding planner Laura e Maria Elisa vi seguiranno in tutti i preparativi fino al giorno del sì, nella splendida cornice dei laghi e dei monti del Verbano Cusiossola. Contattateci per un incontro ed un preventivo.